Benvenuti cari amici, utenti e consumatori di Foggia. Avrete sicuramente notato dalle immagini di copertina che abbiamo lanciato all'inizio della trasmissione che è in vigore una nuova realtà sempre in favore dei consumatori. Si chiama Sportello del Consumatore ed è stato realizzato nell'ambito di un programma generale di intervento della Regione Puglia. Cioè la Regione Puglia ha individuato nella sede di coordinamento regionale dell'Unione Nazionale Consumatori, cioè a Foggia, a Corso Garibaldi 95 presso Unione Nazionale Consumatori, un centro qualificato di prima assistenza al consumatore. Continuo a leggere il comunicato. Il centro osserverà, come da protocollo siglato il 14 febbraio 22 con la Regione Puglia, i seguenti giorni e orari di assistenza: martedì e mercoledì dalle ore 10 alle ore 12 la mattina, oppure dalle 17 e dalle 17 alle 19 la sera. Le problematiche, come bisogna fare per contattare lo sportello? O scrivendo una mail a segreteria@consumatoripuglia.com, oppure una mail a consumatoripuglia@gmail.com, oppure la cosa più pratica che secondo me già fate è telefonare al numero 0881 5686 56, ripeto 0881 5686 56. Il responsabile del centro qualificato sono io, ma mi avvalgo anche di quattro professionisti divisi un pochettino per materia. Siamo nell'ambito del codice del consumo, attenzione. Allora, prima di passare alla prima notizia che viene dal WWF, voglio rappresentare un problema che si è presentato nel settore della sanità privata e pubblica a Foggia e anche a Bari. Che succede? Pare che il Ministero recentemente, recependo una direttiva che ha stabilito per tutta l'Italia, ha stabilito che chi abbia il totale delle dosi di vaccino, quindi prima e seconda, e richiamo, quello che viene chiamato booster o terza dose, può accedere per analisi, per visite agli ambulatori senza il Green Pass. Invece molti, quando questa norma è arrivata a terra, cioè per esempio qualche volta agli ospedali riuniti, qualche volta al D'Avanzo, qualche volta al Divenere di Bari, ci arrivano segnalazioni che viene richiesta, oltre al Green Pass, anche con tre, la prima, seconda e terza dose, quindi anche col booster, viene richiesto anche un tampone recente. La qualcosa non era prevista dalla circolare del Ministero, che è stata recepita in toto dall'assessorato regionale. Ora il problema è questo: io ho sentito alcuni medici, ancora alcuni operatori sanitari, alcuni reparti non chiedono anche il tampone recentissimo, 48-36 ore, altri invece lo chiedono perché praticamente io per esempio ho un Green Pass che risale a dicembre, io ho fatto la terza dose, il booster a dicembre. Io da dicembre a oggi, che è 9 marzo, teoricamente potrei essermi reinfettato, teoricamente potrei non essermene accorto, perché potrei essere un portatore sano o asintomatico, come si dice, e quindi potrei però infettare sia il medico che mi fa la visita, sia lui a sua volta altre persone. Questo è il motivo che adducono gli operatori che chiedono, oltre al Green Pass, anche un tampone recente. Ora, da operatore a operatore cambia, perché qualcuno chiede anche di quelli che si comprano in farmacia e sono rapidi, e altri chiedono invece proprio quello a stack. Ora, sull'argomento, che è veramente controverso perché si tratta di capire bene che cosa dice la circolare, ci sono dei cittadini che dicono no, la circolare, cioè la direttiva nazionale, vale per tutta l'Italia, Foggia fa parte dell'Italia, l'ASL di Foggia non può fare diversamente da quello che ha deciso il governo centrale, cioè il ministro Speranza,
e il governo regionale nella persona dell'assessore Rocco Palese, assessore alla sanità della Regione Puglia. In merito devo dire che si è attivato anche, si sono attivati due consiglieri regionali, è giusto citarli, l'assessore Rosa Barone e il consigliere regionale Joseph Splendido, il quale a sua volta ha fatto un'interrogazione all'assessore Palese per sapere se devono essere applicate le norme nazionali, quindi niente tampone, o quello che è diventata poi la prassi anche di qualche clinica privata di Foggia, mi riferisco al Don Uva e qualcun altro, cioè chiedere comunque un tampone. Quello che voglio dire io, a prescindere da quello che risponderà Palese, poi vi faremo sapere come stanno veramente i fatti, che almeno l'operatore sanitario, quando accetta la prenotazione per la visita, che può essere un esame, può essere un prelievo sanguigno, può essere un'analisi qualsiasi, una visita col medico, deve, in sede di prenotazione ci deve stare scritto eventualmente che è necessario il tampone. Se invece Palese ci dovesse dire no, io stabilisco che non è necessario il tampone, quindi ve lo faremo sapere. Allo stato pare che il direttore generale dell'ASL di Foggia abbia recepito, lasciando libere un po' le varie strutture che stanno sul territorio, di regolarsi come meglio credono, anche dal tipo di visita, perché una cosa è un prelievo sanguigno e una cosa, per esempio, è un esame con lo spirometro, tanto per capirci. Ma noi vi terremo informati su come è andata, cosa ha risposto Palese, perché in realtà pare ci sia questo scostamento fra quello che è il Ministero della Sanità e la Regione Puglia e i direttori generali di alcune ASL e di qualche ospedale privato della nostra terra. Bene. Passiamo al discorso della tutela degli ecosistemi. Eccoci qua. Questa è una nota del WWF. Inserire nella tutela tutti gli ecosistemi mangiati dai consumi. Per arginare la deforestazione bisogna intervenire sui consumi europei e includere in una futura legge non solo le foreste, ma anche tutti gli ecosistemi mangiati dai consumatori europei, mangiati ovviamente e sotto virgolette. Quindi la produzione di soia, ad esempio, usata soprattutto come mangime animale, è una delle principali cause di distruzione della natura in Sud America e così via. Andiamo ad un'altra notizia e parliamo di raccolta fondi. Coop sostiene l'Agenzia ONU per i rifugiati, UNHCR, la comunità di Sant'Egidio e Medici Senza Frontiere e lancia la campagna Coop for Ucraina, però hashtag tutta una parola, che si affianca alle iniziative già avviate da Croce Rossa, UNICEF e Save the Children. Andiamo avanti e parliamo di un'attività dei carabinieri del NAS. I carabinieri del NAS hanno svolto una campagna di controlli su farmacie e centri di analisi per la corretta esecuzione dei tamponi rapidi. Siamo più o meno all'argomento di prima. Su 1.360 punti controllati, trovate irregolarità nel 12,5% dei casi, personale non qualificato a svolgere questo lavoro, locali non idonei e addirittura tamponi e kit reagenti non regolari. Sospensione per ben 21 attività. Andiamo avanti. Esenzione dal vaccino anti-Covid. Le certificazioni di esenzione dal vaccino anti-Covid sono emesse dal 7 febbraio 2022 esclusivamente in formato digitale, in modo analogo a quanto già avviene per la certificazione verde Green Pass. Ora, e avranno validità sul solo territorio nazionale, lo rende conto il Ministero della Salute. Questa normativa diventa obbligatoria però dal 28 febbraio, quindi sarà necessario dal 28 febbraio avere il certificato in formato elettronico. Ripeto, stiamo parlando del certificato per la esenzione dal vaccino anti-Covid, le persone che non possono fare il vaccino perché hanno delle patologie particolari.
Vediamo le mascherine all'aperto. Le mascherine all'aperto sono, vanno via da venerdì 11 febbraio, forse, sarà però obbligatorio averle con sé e usarle in caso di assembramenti e affollamenti. Le mascherine rimangono obbligatorie al chiuso fino al 15 marzo, ma notizie di ieri e avantieri ci dicono che probabilmente il Ministero per maggior tutela, il Ministro della Salute Roberto Speranza, pensa che sia necessario per prudenza tenere il vincolo fino ad aprile, anche perché negli ultimi 2-3 giorni c'è stata una piccola reimpennata degli infettati. Parliamo di RC Auto, questa è l'ultima notizia. Cala del 5% su base annua il prezzo medio effettivo per la garanzia RC Auto, una buona notizia alla fine. Attenzione, siamo al pollo di Trilussa, che scende a 360 euro e quanto emerge dal bollettino dell'IVAS, l'IVAS è l'ente che controlla le compagnie di assicurazione, per il quarto trimestre 2021. Quindi queste 360 sono la media fra la più alta, che generalmente è Napoli con 544 euro, e la più bassa, che è Aosta con 285%. Quindi il differenziale è diminuito del 9,5% su base annua. Ripeto, man mano che ci scadranno le polizze, quando ci arriva il tagliandino che sta per scadere la polizza, dobbiamo andare a rinnovarla, rechiamoci. Quindi sapete bene che noi possiamo anche non confermare, non c'è il rinnovo automatico da parte delle compagnie di assicurazione, ci vuole il rinnovo espresso, cioè dobbiamo andare di nuovo a mettere una firma. Che cosa dire? Che prima di andare possiamo tranquillamente andare e prendere atto se veramente la nostra compagnia di assicurazione ci ha fatto questo piccolo sconto, che potrebbe essere almeno a livello di media nazionale. Questa è l'ultima notizia, per oggi abbiamo finito, ci vediamo alla prossima trasmissione, vi auguro una buona giornata e una buona settimana. Ciao.